Da un'indagine di Confcommercio è risultato che l'estate 2019, così come quella 2018, vede a Firenze, nel centro, le periferie hanno altri numeri, almeno circa 8 pubblici esercizi su 10 rimanere aperti, più i ristoranti, 9 su 10, un po' meno i bar, 7 su 10. Ma Aldo Cursano, è una scelta o una necessità questa dei pubblici esercizi? Beh, è diventata una necessità per poter restare in piedi, rispondere agli impegni. Settembre sarà un mese caldissimo, tasse locali, tassazione delle nostre attività, e quindi ci tocca rivedere i nostri stili. C'è un turismo che comunque va colto, ma anche gli stili di vita dei fiorentini cambiano profondamente. Non si va più in ferie come una volta, due settimane, tre settimane, si va il fine settimana, e durante la settimana in qualche modo si tende a trascorrere la serata nella nostra città. C'è tantissime iniziative, l'estate fiorentina è molto vitale, c'è i Lungarni che, come abbiamo visto, sono rifioriti, e quindi in qualche modo una città d'estate che è aperta, che risponde a questi nuovi stili di vita e che cambia anche il modo di operare di noi imprese, perché non ci possiamo più permettere di chiudere. Si parla molto con questa crisi di governo agostana dell'aumento dell'IVA, i 23 miliardi che andranno trovati per scongiurare proprio l'IVA al 25%. Quali conseguenze avrebbe su voi commercianti, imprenditori? Sarebbe una tragedia. Noi in questi momenti di difficoltà dovremmo usare la leva del prezzo per venire incontro ai consumatori. Consumatori che hanno sempre una minore capacità di spesa, un consumatore sempre più povero, consumatore che ha meno prospettive, e in questi momenti di difficoltà, per tenere in piedi il modello, occorre contenere i costi e non continuare a scaricare IVA o costi aggiuntivi sui prezzi finali di beni e servizi.